È il weekend in cui torna protagonista la Serie A. Il Crotone di Davide Nicola cerca punti a Verona, sponda a Chievo. E poco importa se le chance di salvare la categoria sono ridotte al lumicino. Gli squali hanno l'obbligo di provarci fino all'ultimo. Il trainer pitagorico recupera Ceccherini, che probabilmente tornerà dal primo minuto al centro della difesa. Sulla fascia sinistra dovrebbe rivedersi Mesbah, anche lui. Ristabilito in attacco, Trotta in vantaggio su Stojan per far coppia con Bomber Falcinelli. Gli uomini che all'andata regalarono il primo successo in massima serie al Crotone e che domani alle 15 saranno chiamati a centrare un altro obiettivo storico, la prima vittoria in trasferta, con la speranza che l'Empoli freni ancora e la distanza dal paradiso diminuisca. Questione di distacco anche per le calabresi di Lega Pro, soprattutto in coda. Catanzaro e Vibonese lottano per un obiettivo unico: uscire dalle paludi di una graduatoria che ad oggi è il sapore amaro della sentenza. Due gare casalinghe per tirarsi fuori e continuare a sperare. Le Aquile Gelorosse ospitano il Catania, forti del trend positivo al Ceraulo nelle ultime quattro partite. I rossoblù di Campilongo attendono il Monopoli, che sembra aver tirato il freno a mano. Fischio d'inizio per entrambe alle 14.30. Quattro ore dopo toccherà il Cosenza, al Marulla, arriva la vice capolista Lecce e lo spettacolo è assicurato. Alessio Buonpasso per l'ACNews 24.